Allora, buongiorno, siamo ancora qui davanti al parco di Engedi, davanti a questo meraviglioso posto dove Davide aveva cura di Saul, ma voglio portarvi una testimonianza che è capitata nel nostro viaggio. E Adele, ci puoi raccontare quel tuo... c'è Adele e c'è Maria. Raccontateci quello che vi è successo. Io voglio innanzitutto ringraziare il mio Dio, perché è un Dio delle grandi cose come delle piccole cose. Lui ha preso cura di Re Davide, ma prende cura anche di una bambina di 10 anni che stamattina era in lacrime perché aveva perso lo zaino con tutti i suoi beni dentro. Cosa c'era dentro? Le cose preziose per lei. C'era il portafoglio. Portafoglio. Costume. Il costume. La coperta. La coperta. Crema solare. Il? Crema solare. Crema solare. Quello che serviva per andare al Mar Morto. E questo è stato perso dove? È stato perso Masada, dimenticata Masada. E quindi il pullman arriva qui e non c'è lo zaino. E tu cosa fai? Mi sono messa a piangere. Io ho iniziato a pregare. Prima hai cominciato a pregare. Io ho pianto, lei ha pregato. E tu hai pianto, lei ha pregato, dopo lei ha pianto, tu hai pregato. Sì. Sì. E il risultato è che Dio è fedele. Un'ora dopo, eccolo qua. È arrivato lo zaino. Gloria a Dio. Dio allora, delle grandi cose e le piccole. Dio è il Dio delle grandi cose e delle piccole cose. Che questa storia ti incoraggi oggi. Dio guarda anche le piccole cose della tua vita. Amen. Abbi fiducia. Dio vi benedica. Amen.